Il professore Coda ci propone all'inizio di questo scambio una esposizione che ci aiuterà ad entrare in una discussione. Grazie mille. Grazie di cuore. Io sono davvero felice di aver trascorso questa giornata qui. Non sono in grado di offrire un approfondimento perché non sono un esperto, un conoscitore del padre Marie Eugène, ma offro solo qualche spunto di riflessione, perché sono venuto qui, direi, soprattutto per imparare, e devo dire che ho imparato molto. E innanzitutto dico questo, che considero un dono singolare l'essere venuto in contatto solo qualche anno fa, grazie all'amicizia spirituale e teologica col padre Letel, con la testimonianza evangelica e con l'opera di intelligenza teologica della mistica del padre Marie Eugène. Sono venuto in contatto, dico, anche con la discrezione della comunità della vostra comunità, perché ero stato a fare delle lezioni sulla Trinità e con discrezione ho trovato il libro Je veux voir Dieu nell'edizione francese, me ne sono appropriato dopo aver chiesto debitamente il permesso, se potevo averlo, dato che mi fermavo lì una settimana a fare lezione, mi sono messo a leggerlo e a meditarlo, e man mano che lo leggevo, devo dire, io non conoscevo questa figura, conoscevo la sua opera perché padre Letel mi aveva presentato questa cosa, ma non conoscevo Je veux voir Dieu, e lo lessi lì. Devo dire che in italiano si dice è un amore a prima vista, in francese si dice un coup de foudre. Sono rimasto rapito dalla bellezza, dalla profondità, dalla semplicità, come diceva il padre Garcia, ma luminosa di questa opera, per cui è diventato uno dei miei testi di riferimento. E quindi subito accettato quando sono stato invitato per questa giornata, e ho pensato offrire qualche riflessione, e sono felice che sia emerso proprio dal percorso di questa giornata l'importanza di questo tema, su quello che è scritto nel foglio di presentazione del convegno. Alla fine si dice, ecco, vorremmo porre in risalto la pertinenza della sua opera per oggi. Sono le ultime parole, sono parole di coda della presentazione, quindi io mi sento interessato in prima persona. E queste parole perché io ricordo quando ho cominciato a leggere quest'opera, sempre di più andando verso la fine, mi sono reso conto di questa pertinenza per l'oggi. E allora vorrei richiamare soltanto, alla fine di questa intensa giornata, un riferimento alla ultima parte, il capitolo 9, Le Saint dans le Christ total. Io sono stato molto contento, padre Ledetel dice è una forse la parte più nuova, e padre Garcia ha sottolineato questa centralità del Don de Soi che prepara questa parte, e devo dire a me effettivamente ha colpito molto. Perché? Dove vi vedo l'attualità? Vi vedo l'attualità di una sintonia ante litteram, perché i profeti non sanno mai che cosa fa lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ha una sua strategia che non sempre si capisce dal basso, ma quando poi arriva ai risultati si capisce che ha sempre un'ottima strategia, devo dire. E ante litteram padre Marie Eugène mostra una sintonia e dà un contributo, a mio avviso, fondamentale per la stagione ecclesiale che stiamo vivendo, stiamo sperimentando sotto il soffio potente dello Spirito Santo per impulso di Papa Francesco.
ho appreso stamattina che Papa Francesco ha detto, no, a lei mi pare, ha detto che ho letto più e più volte, tante volte, je veux voir Dieu. Non lo sapevo, ma non è difficile vedere questa sintonia, anche perché Papa Francesco, e veniva citato questo libro che, come dicono in francese, è en train de paraître, sta per uscire dalla libreria editrice vaticana, ho studiato un po' le fonti di Papa Francesco, non sapevo, adesso mi mandano ancora le bozze, quindi aggiungerò questa chicca, diciamo, del riferimento al padre Mario Eugène, perché è evidente che in Papa Francesco vi è una ricco, le sue fonti teologiche sono prima di tutto le fonti della grande tradizione spirituale e mistica. Ci sarà Tommaso d'Aquino, c'è Agostino, c'è ovviamente Ignazio di Loyola, ma cita Teresa d'Avila, cita Giovanni della Croce, eccetera, eccetera. Don Bosco non parliamone perché, insomma. Quindi quando il Papa Francesco parla di mistica ecclesiale del noi, parla di interiorità dilatata, misurata dalla cura e dalla tenerezza per la carne, la sofferenza di Cristo nella carne e nella sofferenza dei fratelli. Quando parla di questa missione della Chiesa in uscita, è evidente che abbiamo dei riferimenti sostanziali in quest'opera, in questo capolavoro del padre Marie Eugène, perché lui mi sembra all'evidenza. Quindi direi che la sua attualità si mostra forse più oggi che ieri, proprio perché siamo in una stagione in cui questa tappa nuova dell'evangelizzazione a cui ci invita Papa Francesco, per essere reale, deve essere agganciata fortemente a una dimensione di castello interiore fondamentale, altrimenti è un flatus vocis, rischia di non avere spessore. Ora, nel capitolo 9 di Je veux voir Dieu, le Saint dans le Christ total, è molto interessante, a mio avviso, e questo offro qualche spunto, che questa parte finale venga mostrata, articolata con il capitolo precedente, l'ottavo, l'unione trasformante, descritta come l'identificazione a Cristo Gesù. E padre Marie Eugène, in questa parte, pagina 1019, dice così, in qualche modo c'è un accento che poi ritroviamo nella Lumen Gentium al capitolo primo, dove descrive la Chiesa, lo sappiamo, come sacramento, cioè segno e strumento di che cosa? Dell'intima unione con Dio e dell'unità del genere umano. Questa è la Chiesa. E qui il padre Mario Eugène dice: la santità è il piano di Dio, le plan de Dieu, quindi il disegno di Dio di cui parla, insomma, il capitolo primo della Lumen Gentium, sono riassunti con poche parole nella preghiera sacerdotale di Cristo, perché siano una sola cosa come noi siamo una cosa sola. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, io in lui, porta molto frutto, eccetera. Queste affermazioni del Cristo, rimarca il padre Marie Eugène con la consueta limpida chiarità, sono ferme e precise. La vita divina in noi è la vita del Cristo, procede da Lui, ci unisce a Lui per costituire con Lui una realtà nuova, la vite intera, il Cristo totale fatto da Cristo e dalle sue membra. Ecco il punto. L'essere uniti al Cristo e pere con Lui nello Spirito al Padre significa, eo ipso, direbbero gli scolastici, essere uniti al suo corpo e vivere a servizio del suo corpo che è la Chiesa. 1943, Mystici Corporis, di Pio XII, in prospettiva Ecclesia de Trinitate come Sacramentum Unitatis nel Vaticano II. Per cui
dice padre Marie Eugène, e questo è tremendamente conciliare e tremendamente francescano, no, non nel senso di Francesco di Assisi, ma nel senso di Papa Francesco, dice la perfezione cristiana e la perfezione evangelica, contemplativa, sono questa unione e questa realizzazione del Cristo. Realizzazione del Cristo. Che vuol dire? L'unione vuol dire la partecipazione alla vita di Cristo, che vuol dire la partecipazione alla vita trinitaria. La realizzazione è la realizzazione del Cristo nel suo corpo totale, che dice con una lapidaria definizione, che certamente risente della mystici corporis, ma apre uno spazio nuovo, un orizzonte nuovo, la Chiesa, non la Chiesa istituzione, la Chiesa Lumen Gentium 1, è il grande disegno di Dio. Cioè, il disegno di Dio è il corpo di Cristo totale. Questa verità, in quanto è plasmatrice dell'esistenza cristiana, qua talis, prima e all'interno di ogni successiva specificazione vocazionale, apostolica, ministeriale, ha per il padre Marie Eugène una ragione formalmente trinitaria, che lui illustra parlando del doppio movimento dell'amore, che è comunicato alla persona in quanto essa viene resa partecipe da Cristo nello spirito della sua stessa vita filiale, e in questa vita filiale del ritmo, termine di Ireneo di Lione, della vita trinitaria che usa padre Marie Eugène. E lo descrive così. Quindi, diciamo, essere resi partecipi della vita filiale, quindi partecipando alla vita trinitaria, al ritmo, al movimento della vita trinitaria, significa eo ipso costruire il disegno di Dio sull'umanità che è il Cristo totale, cioè la Chiesa nel senso dei padri, la Chiesa, ma nel senso di Tommaso, che si chiedeva, ma Cristo è capo della Chiesa o dell'umanità? Dell'umanità, perché Gaudium et Spes, Cristo divenendo uomo, si è unito in certo modo a ogni uomo. Per cui, dice il padre Marie Eugène, lo Spirito Santo, e grazie perché io non sapevo che la sua, diciamo, questo riferimento così centrale per lui allo Spirito Santo, a Romani, no? Chi è guidato dallo Spirito, non lo sapevo, quindi adesso mi si chiariscono ancora molte cose, questa è una delle cose che ho imparato. Lo Spirito Santo effonde nelle nostre anime una carità che è filiale e che ci identifica col Verbo incarnato, Cristo Gesù. Questa grazia ci colloca nel Cristo perché noi formiamo con Lui il Cristo totale. Questo è il significato. Quindi il collegamento organico tra contemplazione e apostolato ha una ragione cristologica, ha una ragione trinitaria. Mentre ci introduce, dice padre Marie Eugène, nelle profondità della vita che in Dio fa discendere verso le profondità del peccato dell'umanità quaggiù. Cioè, mentre divinizza, incarna, usa proprio queste parole. E citavo questa espressione che ha ricordato anche il padre Letter, vuol dire che c'è una sintonia pericoretica. Il girotondo dei santi di cui lui parla sempre non c'è solo in paradiso, ma c'è anche dei peccatori qui in terra. Da tutto questo cosa deriva? Deriva uno stile specifico di apostolato. Si capisce questa fondazione che il padre Marie Eugène ha fatto, direi proprio come irradiazione del carisma carmelitano, come esplicitazione della virtualità intrinseca al carisma domenicano, dice questa dimensione. Ogni cristiano, dice lui, incorporato al Cristo totale dal suo battesimo, ci veniva ricordato stamattina la centralità del battesimo, ha la sua missione nella Chiesa, questo ruolo sociale, bellissima definizione, cioè il battesimo, incorporando a Cristo e dunque alla Chiesa, istituisce in un ruolo sociale, che bello,
questo siamo un po' prima del Vaticano II, nella Mystici Corporis non c'è ancora questo linguaggio, anzi il linguaggio un pochettino, lui ha una visione del, come fanno sempre questi santi e beati che citano delle cose che sono attualizzate al loro tempo, ma le leggono con una dimensione molto più profetica, perché sappiamo, per la Mystici Corporis, la Chiesa, diciamo, si identifica, il corpo mistico di Cristo, con la Chiesa Cattolica Romana. Non c'è mai questa espressione qui. Questa è, lui la vede identificata col Cristo totale, che evidentemente ha il suo sacramento nella Chiesa istituzione, ma che è indirizzata oltre le sue frontiere. Quindi, la realizzazione continua, la realizzazione della vocazione del cristiano, il compimento del suo dovere di Stato, l'accettazione degli incarichi provvidenziali, la fedeltà a tutti i doveri che gli vengono dalla sua appartenenza alla Chiesa, costituiscono la prova d'amore che Dio impone al cristiano. Dunque, il duplice movimento dell'amore fa sì che, essendo figlio, penetra nel seno del Padre, spinto dallo Spirito, grida Abba Padre, è abbracciato dallo Spirito e portato nelle profondità del mistero trinitario di Dio, e proprio per questo è spinto nelle profondità più tenebrose e più abissali della povertà umana, del peccato umano. E allora a questo punto ecco che lui scrive questa espressione che mi pare anche questa degna di essere presa in considerazione, e che direi è un po' un lascito che fa ai suoi figlioli e a tutta la famiglia carmelitana. Dice: si potrebbe redigere un vero trattato per la formazione di apostoli che, restando dei contemplativi sotto l'azione dello Spirito Santo, non sarebbero che degli apostoli della più alta qualità. Ecco, questa è una cosa. Quelle pagine che lui scrive alla fine le definisce così: queste pagine forse non sarebbero le meno importanti di quanto ho scritto, ma ovviamente è un abbozzo, lascia il compito, non bisogna fare come riusciamo sempre a fare con i santi, eccetera, che li lasciamo lì, ma che da loro prendiamo l'input per proseguire lo slancio, il dono dello Spirito che Dio ha dato a loro e che ha messo nelle nostre mani, perché con umiltà lo portiamo avanti. Dunque, un trattato per la formazione di apostoli. Se glielo chiedete a Papa Francesco, dice: l'Evangelii Gaudium, che cosa dice alla fine? La spiritualità di questa nuova tappa dell'evangelizzazione, che è un po' rachitica tutto sommato nel panorama generale. Occorre un trattato vissuto, come si dice, no? Perché lui dice: è vero che le sfide odierne orientano felicemente verso la ricerca di nuove tecniche di apostolato, vivere nella società tecnologica, no? Giustamente, felicemente, quindi questo apprezzamento di tutta la, diciamo, la dimensione, ecco. Ma è altrettanto vero che se queste tecniche, ci facessero dimenticare e trascurare la tecnica di formazione spirituale, è anche un linguaggio simpatico, perché non è paludato, non è ecclesiastichese, è tecnica di formazione spirituale inaugurata da Gesù, ecco quel linguaggio bello di cui parlava il padre Garcia, e se queste tecniche non sarebbero altro nelle nostre mani, come la spada di Pietro, che un vano appoggio per la nostra presunzione orgogliosa e inopportuna. Ecco, questo è il punto che mi pare fondamentale nella, diciamo così, nel lascito che emerge da Je veux voir Dieu. E alla fine è interessante che, direi, con un ultimo guizzo di sapienza mistica e teologica, dice che appunto l'anima che è stata esercitata in questa tecnica di formazione spirituale, eccetera, per cui attinge questo vertice di unione con Dio che la proietta verso le piaghe dell'umanità, ecco, quest'anima è associata dallo Spirito Santo
alla fecondità sua e a quella della Vergine Madre. Questo ecco perché è la madre della Chiesa, la proclamerà Paolo VI alla fine del Concilio, non per niente, non è un appendice del Concilio, è una cosa fondamentale. Senza questa definizione, questa non è una definizione, è una proclamazione, come di Maria, di un titolo mariano, ma senza questo la fecondità dello Spirito non si traduce, direbbe Grignon de Montfort, in atto. Occorre quest'essere associati alla fecondità di Maria, Mater Ecclesiae, che genera nella carità reciproca il corpo mistico. Per cui dice ancora: la perfezione dell'amore in ciascun santo, santo in questo senso di unito a Cristo, fa risplendere nell'identificazione al Cristo le profondità dell'unità del suo corpo mistico, perché tutti sono uno in Cristo, ma allo stesso tempo rivela, nella grazia e nella missione speciali donate a ciascuno, la distribuzione delle ricchezze dell'incomparabile pienezza di Cristo. E allora Marta e Maria si fanno simili e si uniscono per compiere lo stesso ufficio. Per cui ancora, missione di preghiera silenziosa, immolazione nell'oscurità, missione di insegnamento, di attività per esercitare le opere spirituali e corporali di misericordia, riprese da Papa Francesco nell'anno della misericordia. Tutte missioni divine attraverso le quali lo Spirito edifica la Chiesa in ogni epoca della sua crescita. Ecco, questo mi pare, salto un po' quello che ancora volevo dire, perché il tempo, diciamo, stringe. Non volevo ancora dire una cosa, e questo mi sembra sottolinea questa grande attualità del nostro padre Marie Eugène. Vorrei solo dire questo, che concludendo, bisogna scrivere questo trattato. Se non lo fa il Teresianum, e chi lo fa? Con l'aiuto dell'UPS, certamente, di tutti, insomma, siamo collettivi, siamo in epoca di sinergia. Ma se la Chiesa, non per niente è stato beatificato un anno fa, cioè nei piani di Dio le cose sono sempre, cioè l'Evangelii Gaudium, altrimenti questo slancio nuovo di cui sentiamo vibrare la necessità nella Chiesa, perché se il Papa dice questo, ce lo dice perché dice: sento odore di muffa. La muffa vuol dire la cosa, quando un ambiente è chiuso, allora l'umidità fa sì che, eccetera. Dice, nella Chiesa si sente un po', bisogna spalancare le porte, come ha fatto Giovanni XXIII nel Concilio, per uscire, annunciare Cristo, ma bisogna farlo con questa, come lui la chiama, questa interiorità dilatata. Sarebbe questo uno spunto che secondo me vuol dire appunto questa intuizione della relazione tra castello interiore e castello esteriore, questo essere inseriti in Cristo, essendo inseriti nel Cristo totale. Dice, e concludo, il padre Marie Eugène: il santo non è tale che, perché è entrato nell'unione trasformante del Cristo totale. Questo aggettivo totale non è un appendice, è costitutivo. Noi rischiamo di dimenticare che l'unione con Cristo è l'unione al Cristo nel suo corpo, come Paolo ci insegna. Padre Marie Eugène mette l'accento, è il Vaticano II. È il Vaticano II. Quando Papa Bergoglio ci dice la carne di Cristo, con quell'affermazione che, diciamo che sembra, dal punto di, se un esegeta la vede, la corregge, perché è così, è da correggere, ma il mistico no. Dice nell'Evangelii Gaudium: bisogna togliersi i sandali di fronte alla terra sacra dell'altro. Parentesi, confronta Esodo 3,14. E altro è scritto con la lettera minuscola, vuol dire il fratello nel contesto, eccetera. Esodo 3,14 parla di Dio, il roveto ardente, eccetera. Ma questo Dio non si è fatto carne in Gesù Cristo? E dunque la carne
del povero, dell'ultimo, del peccatore, di chi attende la rivelazione di Cristo, non è la carne con cui Cristo si è unito. Ecco, dice allora Padre Mario Eugène, identificato a Cristo Gesù, il santo continua la sua preghiera, di Cristo, preghiera sacerdotale di unione con lo spirito d'amore, geme nell'attesa dell'adozione e lavora per consumare nell'unità tutti coloro che sono predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo. Ecco, qui è una visione panumana, è una visione cosmica. In conclusione, io credo fondatamente, e questa giornata me ne ha reso ancora più consapevole, che il Padre Mario Eugène sia un testimone e una guida importante, essenziale, in questa tappa nuova dell'evangelizzazione di cui ci parla Papa Francesco. A noi il compito di farlo conoscere, di testimoniarlo e di sviluppare le virtualità contenute nella sua grande lezione. Ecco, è questo che io propongo come piccola riflessione di un, diciamo, uno che si mette alla scuola di questa grande tradizione carmelitana, che in Padre Mario Eugène ha trovato una sintesi prospettica, non una retrospettiva, ma una sintesi prospettica in avanti. E voi con la vostra competenza, eccetera, forse potete dire qualcosa di molto più fondato e pertinente su questa, in questa prospettiva. Grazie. La parola a voi. Grazie. Con libertà seguiamo lo Spirito Santo, quindi tutti e tre siete chiamati a intervenire secondo una taxis trinitaria, quindi non so chi vuole, il padre Letel, che lei è qui di casa, poi Notre Dame de Vie, e poi Don Bosco è veramente, no? E i giovani. Anzitutto grazie, carissimo Don Piero, anche questo collegamento che tu hai fatto con Papa Francesco, e anche da sapere che lui personalmente è anche legato a Padre Mario Eugenio. E devo dire anche con la tua presenza qui, sono sempre più affascinato da questa tematica castello interiore, castello esteriore. Perché penso al nostro padre Jesus Castellano, e lì proprio non ho avuto il tempo di citarlo nella mia conferenza, ma questa espressione che Chiara Lubich aveva scritto nel 2002 sul libro d'oro del Monastero dell'Incarnazione, queste parole che mi sembrano profetiche e che possiamo ascoltare oggi. Scriveva: grazie Santa Teresa per tutto quanto hai fatto per noi durante la nostra storia. Grazie. Ma il più bel grazie te lo diremo in paradiso. Continua a vegliare su tutti noi, sul nostro castello esteriore, che lo sposo ha suscitato sulla terra a complemento del tuo castello interiore, per fare la Chiesa bella come tu la desideravi. Arrivederci, Santa Teresa, abbracciandoti, Chiara. Per me queste semplici parole penso toccano proprio l'argomento che abbiamo sviluppato oggi. Proprio Padre Mario Eugenio, io lo vedo come il grande maestro del castello interiore, con la sua sintesi proprio dei tre dottori carmelitani, ma proprio, e hai sottolineato giustamente questa dimensione ecclesiale. Sì. Mi ha sempre colpito questo titolo della terza parte, della quinta parte, Santità per la Chiesa. Il titolo è Santità per la Chiesa, molto, e poi ha sviluppato l'aspetto del Cristo totale, e credo che lì siamo al cuore del nostro argomento. Allora questa complementarità dei carismi, dunque la serva di Dio Chiara Lubich, fondatrice del movimento dei focolari, e dunque la tua università vive proprio in questo carisma, e direi questa presenza di Gesù in mezzo. E penso che se riusciamo ad articolare anche in modo esistenziale, anche a livello del pensiero teologico, la
i vasi comunicanti, direi i castelli comunicanti. Penso che abbiamo proprio una cosa formidabile per la nuova evangelizzazione e per il rinnovamento della Chiesa. E allora questo è anche tutto l'aspetto anche cristocentrico e trinitario. Ascoltando anche l'insistenza di Padre Maviel stamattina sulla lo Spirito Santo, pensavo a Sant'Ireneo di Lione, alle due mani del Padre, che sono il Figlio e lo Spirito Santo. Proprio abbiamo questa visione trinitaria e dove tutte le persone sono conosciute, amate. Io ho sviluppato più l'aspetto cristologico, cristocentrico, ma sempre questo cristocentrismo trinitario, ecclesiale, dove penso che abbiamo una visione proprio grandiosa. Quindi ti ringrazio molto. Grazie Padre Letel, mi pare che sia proprio un punto nodale come dire, di questa attualità del Padre Maria Eugenio. L'eredità spirituale più grossa, che come sempre accade, non è soltanto per la sua famiglia religiosa, ma è per la Chiesa. Dobbiamo farlo conoscere, dobbiamo svilupparlo. Grazie Padre Letel. Padre Menviei. Capite bene che è molto difficile parlare a questa tavola con questi tre altri. Però quello che mi colpisce molto, ascoltando anche quella bellissima presentazione che ha fatto Padre Coda, è che Padre Mario Eugenio ha assunto questo aspetto della Chiesa che lui ha preso nel padre della Chiesa, cioè Epifanio, non so come si dice in italiano. Epifanio. Che l'Ecclesia finis omnia. Ecco, sì. E per lui è stato per tutta la sua vita come il punto di riferimento, che anche l'incarnazione non è un fine in se stesso. L'incarnazione è fatto per la Chiesa, perché Cristo con la sua Chiesa si presenta al Padre. Allora tutta la vita spirituale, tutta la vita della Chiesa è orientata finalmente verso l'escatologia. E quindi c'è una corrente sotterranea nella Chiesa che permette a tutti questi santi di ritrovarci misteriosamente, perché è opera dello Spirito Santo. Allora, noi sappiamo bene questa gioia immensa che ha avuto già dall'inizio del Concilio Vaticano II. Per esempio, il Concilio è stato aperto l'11 ottobre 1962. Lui ha fatto il suo ritiro personale che finiva il giorno dell'entrata dei padri conciliari, proprio per essere unito a loro. Sì, sì. È una gioia immensa, e quando leggeva i testi riconosceva tutta la sua anima. Ne parlava con entusiasmo ai membri dell'Istituto Notre-Dame de Vie, i quali non reagivano. Allora lui diceva: ma non reagite? Loro dicevano: ma lei ci ha insegnato questo da sempre. Ecco qua, lì si vede questa corrente che viene dallo Spirito Santo e che spinge Chiara Lubich, che spinge Padre Mario Eugenio, che spinge Santa Teresa di Gesù Bambino, che spinge tutti questi santi che nel XIX secolo, XX secolo, si ritrovano proprio come, direi, un atto di misericordia da parte di Dio. Lui ha preparato tutto e fa uscire tutto questo. Papa Francesco, per me, lei ha fatto un accenno a questo, per me Papa Francesco è come Papa Giovanni XXIII. E Papa Francesco ha questa caratteristica di essere legato al senso della misericordia, e penso che l'ha preso in Santa Teresa di Gesù Bambino, perché ha un legame incredibile con Santa Teresina. E quindi la misericordia in Papa Francesco, che è un po' diversa della misericordia in Papa Giovanni Paolo II, che lui è più legato a Faustina, la misericordia in Papa Francesco, al mio parere,
è quella che viene proprio dall'insegnamento di Santa Teresa di Gesù Bambino. E mi sembra che è questa la chiave di lettura di tutto quello che si sta vivendo oggi nella Chiesa sotto l'azione dello Spirito Santo, che lui ha più o meno cominciato proprio con modellare Santa Teresina e poi tutta questa corrente nella Chiesa che va fino al Concilio e a oggi e a Papa Francesco. Un segno di questo è il Catechismo della Chiesa Cattolica, perché posso dire che Padre Schönborn a quella epoca ha scritto una parte del Catechismo della Chiesa Cattolica a Notre-Dame de Vie. E lui mi ha detto che, per esempio, sulla fede, non vedeva come spiegare la fede, e leggendo Voglio vedere Dio, ha trovato il modo di spiegare la fede. Poi ci sono tanti, tanti passi del Catechismo che sono presi proprio da Voglio vedere Dio, anche se non sono riferiti, perché Padre Maria non era ancora beato a quel momento. Ma è questa corrente che vorrei sottolineare. E quindi per me questa giornata è di nuovo un'azione di grazia, perché abbiamo potuto vedere, venendo dal Carmelo, venendo da Lupiano, venendo dal Salesianum, venendo dalla Santa Croce, da un po' dappertutto, che questa figura di Padre Mario Eugenio è davvero una figura per oggi, per dare un insegnamento inserito nella vita spirituale. Grazie, Padre. Grazie a lei, perché mi sembra molto pertinente, molto luminoso. Mi veniva questa sottolineatura, no? Quando parliamo del Concilio Vaticano II, c'è un movimento liturgico, movimento patristico, i teologi, si dice, diciamo, quasi il Vaticano II, si dice, no? Si trova nella letteratura, è il concilio fatto dai teologi che hanno preparato il concilio, i padri hanno poi fatto una grande esperienza, è stato un evento dello spirito, ma se non ci fosse stato De Lubac, Congar, Chenu, eccetera, evidentemente Rahner, Ratzinger, che c'è il giovane Ratzinger. Ma si dimentica una cosa, che ci sono questi mistici. Un'opera come quella del padre Marie Eugène, in questa forma profonda, che ha una fecondità che è sotterranea, come lei dice, ma sono questi quelli che poi permettono di portare i frutti, perché se non c'è questa radice, la semplice opera dei teologi rimane astratta. Cioè, deve essere incarnata in una dimensione profondamente spirituale. Non avevo mai pensato questo, ma diciamo, la sua riflessione me lo fa venire, per cui sarebbe interessante fare uno studio e mettere in rilievo, ecco, i precursori mistici, diciamo così, spirituali del Vaticano II. Ma pensiamo a Trento, Concilio di Trento, chi l'ha portato poi avanti? Se non ci fossero stati i gesuiti con la formazione dei seminari. E come ha detto una volta Papa Giovanni Paolo II, ricordo mi fece un'impressione enorme, dopo il sinodo dei Vescovi, con la caduta dei muri, io ero presente come teologo, come perito, alla fine incontrò tutti i padri sinodali nell'aula del sinodo per un pranzo e fece parlò a braccio e parlò di Teresa d'Avila e Giovanni della Croce, la sua tesi. Perché? Perché disse l'Europa, nel momento in cui si scopriva la soggettività, c'era Cartesio, io penso, eccetera, lo Spirito Santo andava nel castello interiore di Teresa d'Avila. Ecco, questo è il fondamento dell'Europa moderna rivista nella luce della tradizione cristiana, della spiritualità cristiana. Quindi mi pare, sarebbe da studiare questo, bisognerebbe metterlo in evidenza. Grazie. Dulcis in fundo. Eccoci qua. Brevissimamente, quattro parole. La prima è di ringraziamento. Questa giornata per me potrei dire che tutto è grazia. Per motivi personali, ultimamente devo occuparmi sia del castello interiore sia del castello esteriore. Quindi grazie anche a questo tuo intervento, perché sono molto arricchito, e così riguardo il castello esteriore
che riguarda il castello interiore. Seconda parola, suggerisco un altro convegno intercongregazionale. Padre Maria Eugenio, virgola, il formatore. Sono salesiano, quindi come, perché questo è fondamentale per Padre Maria Eugenio, come far oggi per permettere allo Spirito il suo racconto del mondo della tecnica, dell'iPhone, delle smartphone, come far sì che lui possa ancora farsi sentire. E Padre Maria Eugenio offre delle chiavi, magari in filigrana, ma credo che possano emergere. Quindi io l'ho detto nella relazione, che credo che più che mai attuale oggi, oggi mi è piaciuto molto quello che hai detto, dice, forse più attuale oggi che nel suo tempo. Anch'io condivido quella. Sì. Sì. La terza parola, non mi aspettavo, leggendo gli scritti, di trovare un modo diverso di fare teologia e di pensare la teologia in un'altra chiave. Credo che c'è ancora molto cammino da farsi. E il padre parlava al nostro preside della teologia dogmatica. Una cosa è dire, un'altra fare. C'è un cammino tutto da fare. Cioè, quando si parla sulla sistematica, vedete i manuali. Quante citazioni ci sono di uomini e donne che hanno vissuto quella verità che tentano di dimostrare e comunicare? Quasi direi nessuno. Perché tra l'altro, non entriamo in dibattiti, cioè a volte citare i santi sembra che sminuire un po' la qualità scientifica del trattato di dogmatica, e quindi va bene. Quindi ho trovato un altro modo di fare teologia. E l'ultima mia parola, ecco, condivido pienamente, è una grande innovazione per me, cioè quando leggevo a pagina 1222, e tuttavia quest'unione tra il divino e l'eterno non ci impedisce, ma ci obbliga ad incarnarci nel temporale più umano, cioè questa dimensione politica, sociale della vita, questo uomo pre-Vaticano II già anticipa, cioè rendere l'umano più umano. Mi sembra eccezionale questo. Cioè la dimensione sociale della buona notizia. Mi fermo qui. Grazie moltissime. Concludiamo con questo. Tutto è grazia. Ho imparato anche da lei una cosa che è una importante. Che ci viene dal padre Maria Eugène, abbandonarsi a Dio ce la si può ancora cavare, abbandonarsi alla sua grazia no, perché la sua grazia vuol dire attenzione a ciò che ci afferra ogni giorno nella vita, alla irruzione di novità che comporta, che sconvolge, che ci mette in crisi. Ecco, abbandonarsi alla grazia di Dio, questo tutto è grazia. Grazie di avercelo ricordato. Questa cosa poi della teologia mi sembra che è un grande segno. Quando Bonaventura nel suo esamerone diceva tempo verrà in cui non ci sarà più bisogno o necessità della teologia scolastica, ma si esporrà, nel senso si esibirà la verità di Dio come negli Atti degli Apostoli, come la prima comunità, che erano un cuor solo e un'anima sola. Questo dice Bonaventura rifacendosi a Francesco, poi è venuta molta teologia scolastica, ancora non era ancora maturo il tempo. Forse adesso con l'high tech e tutta questa nuova, se non abbiamo quel tipo di teologia vissuta, non possiamo più fare breccia. Siamo, per usare un linguaggio non proprio teologico, siamo definitivamente fregati. La parte umana, Dio non è mai, quindi non c'è problema. E l'ultima cosa, questa del congresso intercongregazionale, mi ci metto anch'io nella mia piccola eccetera, e
E grazie, grazie infinito. L'ultima cosa che ha detto, che era anche interessante. Il sociale. Il sociale. Rendere l'umano autentico. E beh, questo, insomma, Papa Bergoglio sta dando una sterzata incredibile su questo livello anche. E infatti vedo che, diciamo, nella macchina ecclesiale ci sono molti vagoni che scricchiolano, eccetera. Ma questo è forte, è il Vaticano II. Però in questa dimensione, perché quello che ci anche affascina in Papa Bergoglio è questa sintesi forte tra l'interiorità più radicale. Quest'uomo si vede che al mattino prega non so quante ore prima di fare dire quelle due parole con una stoccata nella messa di Santa Marta, la stoccata quotidiana ce la manda, e poi dopo buttarsi verso l'incarnazione. Ecco, questo è un equilibrio che Padre Mario Eugène ci dona. Grazie infinite, abbiamo concluso la nostra tavola rotonda e grazie di questa giornata veramente con tutto il cuore. C'è ancora la conclusione, ci siamo.